Focus sopracciglia. Sappiamo bene che cambiare la forma delle nostre sopracciglia cambia completamente l'espressione del nostro volto e ha la capacità di cambiare anche il nostro sguardo. Abbiamo tantissime tipologie di viso, di forma del viso, quindi abbiamo il viso ovale che in realtà è la forma perfetta, abbiamo il viso triangolare, abbiamo il viso a diamante, abbiamo il viso tondo, il viso rettangolare, poi ci sono altre sottocategorie. Quello che io dico sempre è che madre natura non sbaglia mai, quindi nasciamo con una forma in realtà perfetta per il nostro volto, ma poi cos'è successo? Che in base alle mode, in base al tempo, in base ai consigli della vita sbagliata, ecco che ci siamo lasciati influenzare e con pinzetta alla mano abbiamo iniziato a strappare il pelo. E quindi cosa fare per capire qual è la forma adatta al nostro volto? Beh, ecco, sicuramente qua ci viene in aiuto la regola delle proporzioni. Ti faccio un esempio, immagina di avere un viso piccolino con degli occhi piccolini, beh, ecco, va da sé che non potremo mai fare un sopracciglione alla Teuteoccoli. Viceversa, se ci troviamo di fronte a una ragazza che ha un viso ad esempio rettangolare, quindi molto lungo, con una fronte molto ampia, ecco che se io gli vado a fare delle sopracciglia molto sottili, la fronte risulterà ancora più alta. Quindi in questo caso bisogna riproporzionare le sopracciglia in modo tale da dare il giusto volume al volto. Prima di entrare nella pratica, voglio farti vedere qual è la forma perfetta delle sopracciglia. Allora, questa qui è la forma perfetta di sopracciglio e adesso vi spiego bene perché. Allora, ve lo faccio vedere su Alessandra, che tra l'altro ha delle sopracciglia direi praticamente perfette, e vi faccio vedere anche lo schemino che vi ho preparato. Il sopracciglio si può dividere in 6 punti. Abbiamo il punto 1, che sarebbe il punto più alto del sopracciglio, il punto 2, che è l'apice. Abbiamo il punto 3, che è la puntina della coda, abbiamo il punto 5, il punto 6, che in realtà vanno a ricongiungersi, infine al punto 4, che è la parte più esterna e in basso, diciamo, del sopracciglio. Qual è la cosa importante, innanzitutto, che bisogna tenere presente quando si va a ridisegnare una forma? E questo vale in realtà per tutte le sopracciglia, quindi non per un determinato tipo di viso, ma per tutte, che poi va ovviamente ridimensionato in base alla forma del viso che voi avete. La cosa importante è considerare la geometria del sopracciglio. Ve lo faccio vedere su Alessandra. La cosa importante qual è? Che la linea sotto e la linea sopra siano sempre parallele tra di loro. Cosa succede quando andiamo a depilare troppo le sopracciglia? Che spesso l'errore che commettono le estetiste oppure chi cerca di in realtà alzare lo sguardo è quello di andare a scavare la parte inferiore, e in questo modo cosa succede? Non abbiamo più le due linee parallele, ovviamente, si va a creare un triangolo e il sopracciglio farà questo, quindi in realtà noi abbiamo una linea discendente anziché fare questo. Quindi la prima cosa da verificare è appunto guardare che le due linee siano effettivamente parallele. Poi la domanda che spesso mi fate qual è? È da dove parte il sopracciglio? Dove finisce il sopracciglio? Allora qua è molto semplice, potete prendere un pennello, potete prendere un righellino, potete prendere insomma qualsiasi cosa che abbia una linea retta e potete fare questo procedimento. Quindi per capire da dove parte il sopracciglio, proviamo a metterci così, basta semplicemente tirare una retta, quindi tra la luce del naso si sale verso l'alto ed ecco che qua si arriva a ricreare il primo punto, ok? Quindi questo. Per andare a trovare il punto dove finisce la nostra coda, partiamo sempre dall'ala del naso, arriviamo dove finisce l'occhio e qua andiamo a trovare il punto di fine. Ad esempio, vediamo su Alessandra che manca un piccolo pezzettino che poi andremo a disegnare, ok? Quindi il suo punto finisce qua. E invece la parte più alta come si trova? Allora, anche qua molto semplice, si parte dall'ala del naso e in questo caso si arriva più o meno alla fine della pupilla. Quindi
cerchiolino della pupilla nel lato esterno ed ecco che qua andiamo a trovare il vertice, quindi questo punto. Poi, per comodità, se non riuscite a individuare la forma perfetta come vi ho fatto vedere prima, in commercio, io queste cose le avevo prese tempo fa però in America, non so se le hanno qua in Italia, ma sicuramente su Amazon le trovate, sono degli stencil. Come si usano questi stencil? In realtà li trovate che hanno anche la plastichina dentro, in questo modo, e adesso vi faccio vedere come funzionano. Allora, è molto semplice. Basta appoggiare lo stencil sul sopracciglio, ecco, difficilmente troverete la forma che si adatta perfettamente al vostro sopracciglio, quindi a volte bisogna prenderne due per trovare magari la parte giusta sotto e la parte giusta sopra. Spesso le trovate molto molto grandi, tipo ad esempio questa qua arriva dall'America dove abbiamo tratti che sono più marcati, quindi anche le sopracciglia spesso sono più marcate, più ampie. Basta semplicemente appoggiare lo stencil e noi ritroviamo sotto la forma perfetta. Quindi andiamo anche a capire dove abbiamo troppo pelo e eventualmente possiamo toglierlo, oppure dove ne abbiamo meno e in questo caso dobbiamo aggiungerlo. Questa parte che si può rimuovere, a cosa serve? L'andiamo a staccare, la applichiamo, adesso vi faccio vedere la coda, ma c'è ovviamente anche per la parte iniziale, la applichiamo sulla coda e qualora ci fossero dei pelettini che escono dalla zona, ok, possiamo andarli a togliere. Faccio una piccola parentesi sull'epilazione delle sopracciglia. Allora, le sopracciglia non vanno mai tolte con la ceretta, mai, mai in assoluto. Perché? Perché innanzitutto quando andiamo a fare la ceretta noi andiamo a strappare il pelo nel verso opposto, quindi strappiamo nel contropelo. E quindi che cosa succede? Succede che se per caso abbiamo tolto un pelo che non dovevamo togliere, ecco che il nostro bulbo si storta, avendolo tolto nel verso opposto, si sposta e cresce un po' come vuole lui. Quindi ecco perché chi fa la ceretta se ne rende conto che in realtà il pelo non cresce più nel suo verso giusto, ma è tutto sparato dove vuole lui. Quindi questo è il primo no del perché non dobbiamo togliere i peli delle sopracciglia con la ceretta. Ma secondo, perché è una zona così tanto sensibile che è meglio evitare. E infine perché? Perché se uno ha 20 anni e si fa la ceretta una volta non succede niente, ma se inizi a toglierti i peli con la ceretta a 16 anni arrivi a 40, che ecco che questa parte casca giù tutta. Quindi evitiamola e utilizziamo la pinzetta, che è il modo migliore per andare a rimuovere il pelo. Quindi mi raccomando, nel verso del pelo. Esistono due modi, diciamo due categorie, per poter disegnare o riempire le sopracciglia. Il primo, che è il mio preferito, che è diciamo l'effetto naturale, e poi abbiamo l'effetto un po' più grafico, quello che vediamo spesso nei vari tutorial su Instagram, eccetera eccetera. Che cosa cambia? Cambia, oltre ovviamente l'effetto grafico, il prodotto che noi andiamo a utilizzare per poter fare quello che poi noi abbiamo in mente. Quindi, per un effetto naturale, che cosa possiamo usare? Beh, sicuramente in primis l'ombretto, quindi anche ad esempio utilizzando lo stencil che vi ho fatto vedere prima, basta prendere un pennellino e andiamo con dei piccoli picchiettamenti a riempire la zona. Quando vado a consigliare l'ombretto? Ad esempio su un sopracciglio come il suo, che in realtà non abbiamo buchi, o se ci sono sono veramente piccoli, quindi non abbiamo la necessità di lavorare troppo con il prodotto, perché altrimenti sarebbe troppo evidente e visibile. L'ombretto si può mettere anche in combinazione ad esempio con la matita, e in questo modo cosa si fa? Si lavora, si fa il pelo pelo con la matita e poi si mette l'ombretto per unificare un po' il tutto. Quindi diciamo che questi sono i metodi con l'effetto più naturale. Mentre se vogliamo fare un effetto più marcato, possiamo utilizzare ad esempio gli eyeliner, i mascara riempitivi, piuttosto che gli eyeliner quelli in vasetto. Faccio una
una piccola parentesi, qua è fondamentale l'analisi della dromocromia, perché vero le mode, vero gli influencer, tutto quello che vogliamo, ma faccio un esempio, se sei una soft non potrai mai reggere quelle sopracciglia molto marcate, molto delineate. Se vuoi sapere qualcosa in più sull'armocromia ti lascio il link. Ma torniamo a noi. Questo vale per entrambi i metodi, ok? Quindi sia un sopracciglio naturale che un sopracciglio più effetto grafico, la regola importante è questa: bisogna sempre partire soft, quindi la prima parte dovrà essere sempre più sfumata, man mano andiamo a portare l'intensità del colore nella parte più scura che sarà la coda. Un'altra cosa che vedo spesso fare questi errori è quella di andare a disegnare subito il contorno. Allora, in realtà è un po' giusto, ma è anche un po' sbagliato, perché dipende dal metodo che andiamo a utilizzare. Se non vogliamo fare un sopracciglio molto marcato, quindi effetto grafico, allora sì, ha senso andare a delineare tutto un contorno. Ma se ad esempio noi vogliamo fare su di lei un sopracciglio effetto naturale, ecco che non ha alcun senso andare a disegnare prima il contorno. Quindi la cosa giusta qual è? È quella di studiare, e questo è molto importante, la forma del suo pelo. Quindi dove va il pelo? Va verso l'alto o va verso il basso? Tra l'altro, ad esempio, le ragazze orientali hanno le sopracciglia che crescono dall'alto e vanno verso il basso. Invece il nostro sopracciglio tendenzialmente in questa prima parte tende a salire per poi scendere, e questa prima parte invece curva verso, diciamo, segue la linea del sopracciglio. Quindi sarà importante andare, quando andiamo a prendere la nostra matita, seguire l'andamento del pelo. E poi, se abbiamo qualche buchino da riempire, possiamo riempirlo, come dicevo prima, con l'ombretto. Allora, iniziamo, ve lo faccio vedere su Alessandra. Prendo l'extension, così vi faccio vedere qual è il procedimento. Vado a prendere un colore adatto a lei. Quindi io in realtà andrò a mischiare questi due colori. Ok, semplicemente lo applichiamo. Vedete che in realtà è troppo grande questo stencil per lei, quindi cosa faccio? Uso semplicemente la parte sotto per iniziare, applico l'ombretto, in questo modo andiamo a riempire un po' gli eventuali buchettini, passiamo alla coda, che abbiamo detto che la dobbiamo allungare un pochino, quindi arriviamo fino a qui. Ok, va bene. E adesso con la matitina. Ah, parentesi sulla matita. Mi raccomando, scegli per le sopracciglia sempre una matita dura, ok? Perché la matita morbida cola. Quindi non fare l'errore di dire prendo un bel marrone che utilizzo per gli occhi e me lo metto anche sulle sopracciglia. Quindi, altra parentesi, matita la puoi trovare sia come questa, quindi alla mina, che basta girare, oppure con classica matita da temperare. Quindi seguo il verso del pelo. Visto, l'effetto è molto naturale ed ecco che consiglio, se su di lei avessi fatto un sopracciglio molto più grafico, non so se sei d'accordo, non starebbe così bene. Concordo. Sì.
perché risulterebbe troppo pesante per i suoi lineamenti, per la delicatezza della sua pelle, dei suoi occhi, quindi sicuramente, ecco, questo è un sopracciglio che la valorizza.